Ben ritrovati cari amici in un nuovo video della House of Boxing di Trento. Oggi parliamo di stile, andiamo a vedere quali principali tipi di guardia possiamo incontrare nel pugilato e cercheremo di capire qual è la miglior guardia da utilizzare all'interno del ring. Pronti allora ragazzi per partire. Che cos'è la guardia? La guardia non è nient'altro che la postura fisica, ok? La posizione delle mani, dei piedi, del bacino, del busto, che noi prendiamo, che noi assumiamo all'interno del ring per poter combattere. Regola numero uno, che non è una regola assoluta, che è un consiglio. Cerchiamo di imparare a utilizzare una guardia che sia adeguata alle nostre caratteristiche fisiche. Cerchiamo di non snaturare troppo quello che sono le nostre doti fisiche. Cosa vuol dire questo? Perché dico che non è una regola assoluta? Esempio, poi partiamo con i diversi stili. Se sono piccolino e devo combattere contro uno alto, è inutile che io vada a proporre una box longilinea. Devo essere brevilineo o corto per poter entrare nella guardia dell'avversario. Ovvio e banale. Però se siamo della stessa altezza, allora lì cambia un po'. Se siamo della stessa altezza e le misure sono più o meno uguali, allora io posso riportare all'interno del match diversi stili di guardia, ok? Diverse posture, diverse posizioni, diversi anche. E diverse anche tattiche. Per una guardia si può sviluppare una determinata tattica. Partiamo allora con questi 5 esempi. Vi propongo oggi 5 diversi tipi di stile, 5 diversi tipi di guardia nel pugilato. Prima guardia che vi voglio proporre, la guardia standard dilettante. Gambe, larghezza spalle, leggermente piegate, mano destra attaccata alla bocca, gomito che va lungo i fianchi, la mano sinistra la teniamo a media misura, ok? Né lunga né troppo vicina. Mano sinistra a una media misura, bella in avanti e soprattutto sulle gambe, belle immobili, ok? Alternare busto e gambe. Mi raccomando, le mani sempre fisse qui davanti. Questa è la guardia standard che si usa un po' per tutto. Dopo rimanete fino alla fine del video perché vi dico due cose importanti. Andiamo avanti, ragazzi. Secondo stile di pugilato, secondo tipo di guardia che vi voglio mostrare oggi, Peekaboo, conosciamo tutti ovviamente, grande Mike Tyson, che è stato quello forse più famoso ad aver portato sul ring questo tipo di guardia, ma assieme a lui tantissimi altri pugili. Andiamo a vedere allora com'è la postura di questo tipo di guardia. A differenza dalla prima, ok, dalla standard, qui le braccia le dobbiamo tenere più vicine al mento, più vicine alla testa, più attaccate al corpo, ok? La postura delle gambe deve essere ancora un po' più piegata, ok? Dobbiamo rimpicciolirci ancora un po' di più. Ok, contenere tanto il nostro fisico, piccolini. Che cosa sono le caratteristiche di questa guardia? Tanto busto, ovviamente, dobbiamo avere una mobilità di bacino di busto assolutamente ad altissimo livello perché Peekaboo sta proprio nel continuare a muovere il busto in velocità, ok? In scioltezza per entrare e rompere la guardia dell'avversario. Quindi, di nuovo, mani vicine alla bocca, ok? La testa sempre in movimento, in agilità, busto bello mobile. Terzo stile, ragazzi, andiamo avanti. Terzo tipo di guardia che vi voglio mostrare. Guardia lunga, mano destra sempre attaccata alla bocca. Mettiamoci di qua, da questa meglio. Ok? Braccia, adesso le teniamo il sinistro non teso perché non si può, però il braccio lo teniamo lontano, lontano dal viso, ok? Più lontano che possiamo dal viso. L'armento chiaramente sempre basso, qui invece che stare tanto piegati, stiamo su, belli dritti. Le gambe devono sempre essere in agilità comunque, ok? Non possiamo mai essere troppo pesanti sui piedi. Sempre agile, le braccia lunghe, ok? Qua ci consente di lavorare colpi lunghi. Un vantaggio chiaramente è quello per far correre le braccia tanto. Se riusciamo a tenere il nostro avversario bello distante, le braccia corrono tantissimo, si sa che più velocità prendono le braccia, più fanno male. Andiamo avanti, quarto tipo di guardia, quarto stile, questo è uno dei miei preferiti, ok? Cross arm. Il pugile forse più famoso a utilizzare questa guardia era il grande Joe Frazier, ok? Bam! L'ha utilizzato anche Foreman e altri pugili. A me personalmente piace un sacco questo tipo di guardia. Mani che vanno a proteggere in un modo particolare il viso e il tronco. A fare proprio una barriera con le braccia conserte. Questa guardia è molto difficile da utilizzare, molto pericolosa, non si usa quasi più, però comunque è molto scenica, molto bella da vedere. Caratteristiche qui dobbiamo farci piccoli, che non possiamo stare dritti e utilizzare questa guardia in questa posizione qui perché lasciamo tanti spazi, tanti buchi
all'avversario. Già è una guardia che non ci permette di difendere nel migliore dei modi, però se utilizzata bene con un gran movimento del bacino, del busto, boxando su più livelli, è una guardia che in attacco, non in difesa, in attacco può bucare la guardia dell'avversario e mettere colpi davvero potenti. Gambe sempre leggermente piegate, mani che stanno in questa posizione qui a proteggere il viso e il corpo. Dobbiamo cercare di ridurre lo spazio tra il bacino e la testa, quindi farsi piccoli, e le mani devono continuare a muoversi, ok? E andare a piccoli passi, muovendo il busto, abbassandosi bene, cambiando appunto di livello, muovendo le mani e il busto in avanti, e poi far partire i colpi. Ripeto, è una guardia difficile da utilizzare, però esiste anche questa. Quinto ed ultimo stile, quinto ed ultimo tipo di guardia che vi voglio mostrare, forse la più famosa degli ultimi 20 anni, Philly Shell. Chi non conosce Mayweather, è una guardia questa che viene utilizzata per lo più in difesa, per lo più per pugili attendisti. Andiamo a vedere allora le caratteristiche di questo tipo di guardia, di questo stile. Mano destra attaccata alla bocca, gomito destro lungo i fianchi, mano sinistra sotto appena gomito destro, gomito che va a proteggere una parte del fianco, e la mano destra che va a proteggere l'altra parte del fianco. Questo tipo di guardia qui, ragazzi, a mio avviso è molto 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 difficile da utilizzare, perché non basta mettersi in questa posizione qui e sono un maestro della difesa. Ci sono tanti altri fattori che entrano in gioco per difendere bene, ok? Non basta la postura di guardia, c'è la distanza, il busto e saper leggere soprattutto l'avversario. Senza questi tre elementi non basta mettersi in questa posizione di guardia qui e sono diventato un maestro della difesa. Questo da dire. Però magari potremmo fare un video a parte su questo tipo di guardia. Ritorniamo alla nostra posizione. Qui il peso, chiaramente, ragazzi, deve stare leggermente sulla gamba destra, sulla gamba dietro. Possiamo stare, a differenza del magari peekaboo o cross arm, col busto leggermente in avanti. Dobbiamo stare con la gamba, col peso leggermente dietro, in modo tale da avere sempre la spinta e il momento per spostarci e essere sempre soprattutto bilanciati in equilibrio. Mano destra qui, mano sinistra qui. Qua come facciamo? Difesa qui, difesa qui, difesa qui, e il corpo ruoto. È una buona difesa se si sta a utilizzare. Adesso vediamo, andiamo a rispondere assieme qual è il miglior tipo di guardia tra questi 5 da utilizzare nel pugilato. Mio consiglio personale, ragazzi, è la prima, ok? Tornata indietro, guardate, standard, standard, perché adesso vi dico un segreto. Un bravo tecnico, questo è un mio pensiero, ripeto, ok? Prendetelo, buttatelo via, fatene quello che volete, però mio pensiero personale. Un bravo tecnico a un principiante non può insegnare niente di diverso, ripeto, a un principiante, niente di diverso che la guardia standard, perché da qui è da questa posizione, da questo tipo di guardia, che poi si va a sviluppare tutti gli altri stili. Questo è importantissimo, ragazzi, questo è molto molto importante da sapere. Guardiamo la box. Ovviamente abbiamo i nostri eroi, idoli, le nostre ispirazioni, che sono i grandi pugili che guardiamo ogni giorno, e loro li vediamo fare cose d'altissimo livello. Però per imparare, con pazienza, con umiltà, partiamo da questa posizione, ragazzi. Standard. Perché? Perché la guardia è come un vestito. Un bravo tecnico, ripeto, deve insegnarvi a stare in piedi, deve insegnarvi a quali sono i colpi, la traiettoria dei colpi, come spostare bene il peso. Dopo, con l'esperienza, con la pratica, quando avete acquisito bene le basi del pugilato, allora ci mettete del vostro. E pian pianino, con lo sparring, con la tecnica, con tutti i diversi tipi di allenamento, vedete che capirete qual è il vostro stile di pugilato. Chiaramente vi deve aiutare il vostro tecnico, questo lo deve fare anche lui un suo lavoro, un suo dovere, questo aiutarvi a capire qual è il miglior stile da prendere per voi, ok? Qual è il miglior vestito da indossare in questo momento? Anche perché, ripeto, altra parentesi, non è detto che noi abbiamo uno stile e dobbiamo utilizzare quello in tutti i combattimenti, in tutti i match, perché il bravo pugile è quello che capisce chi ha di fronte e trova la soluzione per batterlo, ok? Che può essere il peekaboo, può essere la cross arm, può essere la Philly Shell, può essere la posizione standard, ok? Può essere la box lunga. Questo sta a voi capirlo, ok? Ragazzi,
breve video, spero di avervi dato anche oggi qualche consiglio, qualche nozione in più. Io vi ringrazio sempre tutti quanti, un grande abbraccio, ciao a tutti dalla House of Boxing Trento.